Una delle pagine più nere mai scritte in Italia legate alla speculazione e alla maleedilizia. Ricorrono i 61 anni dal crollo di Via Canosa a Barletta, avvenuto la mattina del 16 settembre 1959, in cui persero la vita 58 persone e altre 12 rimasero ferite. Una tragedia rievocata ieri sera nella chiesa dei monaci di Barletta attraverso una messa ed un momento di riflessione promossi dal gruppo di lavoro di cui fanno parte i parenti delle vittime. Perché la memoria ci aiuta a vivere meglio questo presente, nel quale purtroppo con la violazione della legge si calpesta la vita umana. E quello che è successo alle 6:45 di mercoledì 16 settembre 1959, con 58 vite travolte da quel crollo, purtroppo era stato già preceduto a Barletta con il crollo di Via Magenta del 1952 con 17 morti, ed è stato purtroppo seguito il 3 ottobre del 2011 con le 5 vite spezzate di Via Roma. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Evidentemente chi dovrebbe controllare che il partito del mattone e della mala edilizia a Barletta non abbia più sostenitori, purtroppo non lo fa. Barletta per quella tragedia finì sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali. I materiali di cronaca dell'epoca sono stati raccolti nel volume Quando il giornalismo fa la storia, il crollo di Via Canosa a Barletta, presentato anche al Senato e distribuito nelle scuole. Quando il giornalismo fa la storia, una tragedia italiana in prima pagina, è il frutto condensato in circa 200 pagine, sostenuto gratuitamente da Ad Maiore Editrice di Trani, del barlettano mecenate Giuseppe Pietro, nel quale abbiamo raccolto tutte le prime pagine e tutte le pagine dei quotidiani, dei rotocalchi, delle riviste che annunciarono praticamente da tutto il mondo e a tutto il mondo ciò che era successo a Barletta il 16 settembre del 1959. Un prezioso lavoro svolto in sinergia con l'Archivio di Stato, per cui il nostro grazie va al direttore Cavalier Michele Grimaldi, un libro assolutamente utile alle nuove generazioni e che viene distribuito gratuitamente in tutte le scuole della provincia.